Italia, primo allenamento con l'Inghilterra Mirino, retegui in serbato speciale. Firenze, primo allenamento a Coverciano per l'Italia di Roberto Mancini in vista delle due sfide di qualificazione a 2024 Euro contro l'Inghilterra, giovedì a Napoli, e Malta, domenica in trasferta. Con il gruppo rimasto in campo per poco più di un'ora. Dei 30 azzurri convocati mancavano solo Chiesa. Rimasto a Torino per accertamenti dopo il problema al ginocchio accusato ieri contro l'Inter, non credo verrà dichiarato il CT, e Bonucci. Chi ha svolto lavoro in palestra. Ha lasciato il raduno di Marco, per infortunio. Dopo gli esami effettuati a Firenze, al suo posto è stato chiamato Emerson Palmieri. Già aggregato al gruppo poi il portiere Carnesecchi che ha lasciato il ritiro dell'Under 21 a Roma per sostituire Provedel bloccato dalla febbre. Retegui in serbato speciale. Nel corso della sessione di lavoro, il CT ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche con il modulo 4-3-3 alternato al 3-5-2. Accoppiando alcuni giocatori per ruolo, in difesa di Lorenzo Darmian a destra. Acerbi e Romagnoli centrali, Spinazzola a sinistra, in mediana Barella, Cristante. Verratti Tonali, in attacco Berardi Grifo, Retegui e Pellegrini. Poi spazio a Toloi. Scalvini, Buongiorno, Frattesi, Jorginho, Pessina, Politano, Gnonto Scamacca e Pafundi. Osservato speciale uno dei volti nuovi di questa Italia, l'attaccante italo-argentino Matteo Retegui. 6 gol in 8 partite con il Tigre, che si è allenato sotto lo sguardo del padre Carlos, per mio figlio e anche per me è un onore questa convocazione della nazionale italiana. Lui è stato nelle giovanili dell'Argentina ma quando è arrivata la chiamata di Mancini ha detto subito di sì. Retegui si è messo a studiare l'italiano in attesa del debutto in azzurro, magari proprio giovedì nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. Nella parte finale dell'allenamento, su uno dei campi decentrati all'interno di Coverciano. Alcuni azzurri hanno disputato una partitella su campo ridotto 6 contro 6 con Scamacca in evidenza ed autore di una doppietta. Domani unica seduta di allenamento. Virgola.